Ah, turco. Amici di Abruzzo Web, siamo qui in compagnia di Mauro Scopano, che è l'amministratore delegato di Aterno Gas and Power. Sicuramente un addetto ai lavori in prima linea in un settore che in questa intervista Abruzzo Web ha deciso anche di approfondire, sviscerare, cioè quello del mercato dell'energia in questo anno oramai quasi di emergenza a coronavirus. Ecco, com'è cambiato lo scenario, Mauro Scopano? Il 2020 è stato un anno molto particolare nel nostro settore, un po' per tutto lo scenario mondiale, diciamo, però il nostro settore ha avuto delle dinamiche importanti. C'è stato da prima inizio anno ovviamente un crollo dei consumi, quindi tutto il settore industriale manifatturiero si è radicalmente fermato e quello ha determinato ovviamente un calo della domanda con conseguente crollo del prezzo della materia prima. Questo trend si è mantenuto per il primo semestre fondamentalmente per poi riniziare una lenta crescita, aumento fino a tornare a livelli di mercato, diciamo così, per la fine dell'anno, ecco. Quindi anche per il nostro settore ovviamente ha pagato in termini quindi di consumo, i consumatori, i cittadini nello specifico, sicuramente invece hanno beneficiato di migliori condizioni economiche, però complessivamente il settore Perché i cittadini hanno beneficiato di un... Ah, perché è crollato il costo delle bollette, Esatto, certo. c'è stato un abbassamento proprio del costo della materia prima che ha raggiunto dei livelli mai pensati, neanche ipotizzati, proprio mai pensati, per cui questo c'è stato tra virgolette un piccolo vantaggio ecco, per il consumatore. Per quanto riguarda invece il settore nostro, c'è stata una penalizzazione dovuta ai minor volumi erogati e distribuiti. E in alcuni mesi il crollo è stato anche del 30%, ecco, nei periodi di lockdown ha superato il 30%. Per assestarsi su una media nazionale annuale sul 15-20%, a seconda delle zone. Diciamo riduzione, sì. Ecco, Sì, di riduzione in termini di fatturato, ecco, adesso visto che ci siamo, che illustriamo anche qual è la sua attività e come è andata la sua, un'azienda importante, insomma, nel territorio aquilano, se non leader. Sì, diciamo che il nostro territorio non è soltanto l'Aquilano, ma è Certo. tutta l'intera regione, prevalentemente quindi l'Abruzzo. Anche qui, ovviamente, anche per noi c'è stato un duro colpo legato, come ho detto prima, al minor volume della produzione, però essendo il nostro portafoglio clienti sbilanciato tra virgolette rispetto a quello che è lo standard delle società nostre competitor sul privato, diciamo che il colpo è stato un po' meno forte rispetto a quello di altri operatori. Ecco, se facciamo una media di mercato, ne abbiamo assorbito il colpo in maniera diciamo un po' più. Ecco, cerchiamo di far capire questo aspetto, perché avendo un portafoglio sbilanciato sui privati, come ha detto lei, avete attutito il colpo? Perché nella sostanza il domestico è restato a casa, no? Quindi soprattutto nei periodi di lockdown, quindi la fine del primo trimestre dell'anno, ma anche per quanto riguarda soprattutto le zone interne, anche l'ultima parte dell'anno, quindi mi riferisco ai mesi di ottobre-novembre, la gente è stata costretta a restare a casa e quindi c'è stata una sostanziale tenuta dei volumi dei clienti domestici. A fronte ovviamente di un crollo drammatico, drastico per quanto riguarda invece il settore industriale e delle PMI. Quindi E anche delle forniture, magari, insomma, pensiamo agli uffici pubblici che, insomma.
sono rimasti Sì, chiusi per esatto. C'è stato con lo smart working, molte aziende private e pubblico anche ha ricorso appunto a questo strumento del lavoro a distanza e quindi c'è stata ovviamente una riduzione di attività, ecco, per quanto ci riguarda. altro aspetto importante, però ecco, voi siete, diciamo, anche lanciati nel nuovo settore importantissimo che è quello dell'ecosisma bonus, cioè un potentissimo incentivo che non si era forse mai visto, che consentirà a tanti cittadini, minimizzando, azzerando i costi, di poter ristrutturare la sua abitazione, migliorandola dal punto di vista energetico e anche sismico. Ecco, facciamo un po' il punto di questa attività. Sì, E questa prospettiva in certamente. termini più generali, al di là dello specifico dell'attività della sua azienda. Sì, esattamente. Il 2020, a fronte di tutto quello che conosciamo, sia dal punto di vista sanitario che economico, ha aperto una finestra importante, in questo senso positiva, un'opportunità non soltanto per le aziende, che operano in questo settore dell'efficientamento energetico, special modo e tutto quello che è l'indotto che ne ruota attorno, ma anche appunto per i cittadini, perché queste normative che sono state potenziate, allargate, danno la possibilità oggi al cittadino alla singola appunto persona fisica di poter provvedere a mettere in sicurezza e a efficientare, quindi a rendere a zero il bilancio energetico dell'immobile, della propria abitazione. A fronte di un investimento minimo o addirittura in alcuni casi anche nullo. Ecco, quindi questa opportunità soprattutto viene data a chi è cosiddetto incapiente, cioè non ha la possibilità dal punto di vista reddituale di poter garantire l'assorbimento del credito d'imposta che generalmente emerge a seguito di questi tipi di interventi. Ecco, Anche questo questo sarebbero, insomma, diciamo, il rientro sarebbe sulle tasse che poi questa persona non paga, ma se non ha un reddito non potrebbe mai coprire, ecco, per capire se ti Esattamente, rivolgo esattamente. a un certo economista, ma che si comprende Quindi, comunque. Ecco, e voi che, ecco, come sta andando? E cosa possiamo dire, insomma, della risposta, della domanda che percepito il e cittadino incontrato? è ovviamente ha colto dopo un primo momento di, tra virgolette, di diffidenza, diciamo così, che comunque tende ancora a restare in alcuni casi, però tranne appunto dopo questo primo momento ha capito l'opportunità e quindi si è lanciato nella sostanza. Per cui noi abbiamo ricevuto molte richieste in questo senso di informazioni e supporto ovviamente per poter gestire questo tipo di operazioni. Diciamo noi siamo stati sempre attivi come azienda. Molto sensibili rispetto al tema dell'efficientamento energetico perché noi ci poniamo come consulenti del cliente, quindi non siamo solo fornitori di gas e energia, ma noi cerchiamo anche di dare dei consigli su come poter ottimizzare quelli che sono i consumi dei singoli appunto clienti. Per cui a fronte di questo scenario, diciamo, c'è stata una vera e propria invasione di richieste, noi abbiamo ricevuto e analizzato, quindi fatto in un pre-studio di fattibilità per vedere appunto la fattibilità delle operazioni in sé, e sono state circa 500 le pratiche che abbiamo analizzato fino a fine anno. Di queste, diciamo che possono essere cantierizzate, diciamo così, nel 2021 già un 15-20%. Per cui ci attestiamo sui 60-70 interventi che possono essere avviati e conclusi. L'Abruzzo parliamo? Sì, parliamo sempre del territorio regionale, ecco. Perché, per quale entità importi? Allora, questi interventi che abbiamo, tra virgolette, pianificato sono tutti interventi su immobili di piccole dimensioni, quindi 2, 3, massimo 4 unità immobiliari. Per cui a fronte di questi 70 interventi realizzabili si può sviluppare un volume d'affari di circa 15-16 milioni di euro.
Ovviamente le asseverazioni che vengono richieste e tutti i vari passaggi burocratici, che sono molti e pesanti, reputo correttamente perché l'intervento che viene messo a disposizione del cliente e del cittadino è importante, per cui le cose vanno fatte bene e vanno prodotti tutta una serie di documenti, asseverazioni che certificano Quando l'effettività. ci serve la burocrazia ci serve, ecco questo volevo dire. Esatto, no, no, in questo caso io sono un po' controcorrente, mi sento dire, perché appunto reputo che l'intervento sia importante, cioè il contributo che dà lo Stato è importante ed è giusto anche che chieda, diciamo, indietro dei report, chiamiamoli così, su quelli che sono appunto le attività svolte. Quindi in soldoni, ecco, per fare un esempio, una pratica concreta di questa applicazione del 110%, con quanti cantieri, ecco, i cantieri partiranno a breve, possiamo dire ci saranno 60-70 cantieri gestiti da voi. Sì, allora noi ci poniamo innanzitutto come general Qual è il contractor, vostro ruolo poi soprattutto? la figura, tra virgolette, esatto, la figura più importante di questo meccanismo, perché è la figura di coordinamento, è la figura di supervisione che permette di, tra virgolette, mettere insieme delle diverse esperienze, delle diverse attitudini, delle diverse qualità. Perché gli interventi di Ecobonus, Ecosisma Bonus, riguardano l'edilizia, riguardano la termoidraulica, riguardano la parte elettrica, quindi sono diverse componenti, oltre che la parte tecnica e amministrativa. Per cui noi siamo il collante che garantisce che tutte queste figure vengano scelte in maniera oculata, sia in termini di professionalità che di capacità poi nell'effettuare i lavori nelle tempistiche richieste. Voi mettete avanti, mettete insieme la squadra, vi affidate alla squadra di volta in volta di poi Esattamente, e soprattutto che. noi diamo la possibilità, scusa Filippo se ti interrompo, diamo la possibilità al cliente di usufruire dello sconto in fattura, quindi non del meccanismo della cessione del credito, più o meno alla stessa dinamica, alla stessa, diciamo, finalità, però lo sconto in fattura è uno strumento ancora più efficace perché Ecco, consente. proviamolo a spiegarlo in parole semplicissime, perché insomma sono termini che ancora non entrano nella comprensione, nel linguaggio così corrente. Sconti in fattura, Sì, lo cessione sconto del credito, cosa in significa? fattura nella sostanza consente al committente, diciamo, chiamiamolo così, di poter trovare il controvalore di credito d'imposta che emerge dall'operazione, dall'intervento che realizza, scontato direttamente, portato direttamente in detrazione dall'importo che deve pagare. Quindi, nella sostanza, il fornitore che realizza l'intervento emette la fattura per il totale dei lavori realizzati e da questo totale viene detratto l'importo del credito che emerge a seguito dell'intervento che è stato realizzato. Pertanto pagherà soltanto ed esclusivamente la differenza. Questo consente, ripeto, di acquisire il credito fiscale in capo al fornitore in maniera diretta, senza ulteriori passaggi e quindi anche di dare più snellezza, diciamo, rendere più fluida tutta l'operazione e tutto il meccanismo. Ok, abbastanza chiaro. Per quanto riguarda il futuro immediato, beh, c'è questo strumento sicuramente che è una leva importante, e poi c'è il famoso recovery plan, fondi europei che in realtà, insomma, in buona parte sono anche prestiti, comunque, insomma, possono generare, anzi, dovranno generare 220 miliardi di euro di investimenti da spendere in 5 anni. Ecco, diciamo con un pizzico di ironia, sarebbe un vero miracolo riuscire a spenderli tutti in Italia con queste tempistiche. Comunque ci dobbiamo anche aggrappare ai miracoli. E soprattutto, però, ecco, qui vengo alla domanda specifica per lei: un asse importante di questi investimenti, come concepiti dall'Unione Europea, riguarda proprio l'energia rinnovabile, ecco, la sostenibilità. Quindi, che scenari si aprono per gli operatori come voi a questo punto? Sì, mi permetto di aggiungere che oltre a riuscire a spenderli, dovremmo riuscire a spenderli anche bene questi soldi, perché Certo, quello. purtroppo la nostra storia ci insegna che tante volte le spese vengono direzionate in una maniera non produttiva, ma semplicemente appunto
intesa come costo e non come investimento. Ecco. Quindi, a parte questa battuta, diciamo che tutto il ragionamento che abbiamo fatto trova continuità nel recovery fund, cioè sicuramente le direttive che l'Europa sta dando per poter mettere a disposizione questa enorme quantità di denaro vanno nella direzione del miglioramento del sistema paese dal punto di vista energetico, sia in termini di efficienza, sia in quindi minor consumi, sia in termini di generazione, quindi investimenti diretti a trovare delle fonti pulite di produzione dell'energia. Quindi in questo c'è già un canale molto diretto e molto importante, un indirizzo molto importante che ha dato l'Europa e che nella sostanza è stato ripreso già dal governo con appunto questo strumento che ha messo a disposizione delle imprese e dei cittadini. Quindi questo è sicuramente un punto forte che servirà anche a dare continuità a questo strumento perché ci risiamo. Non può essere sviluppato un approccio del genere sul breve termine, ma per vedere in concreto un impatto positivo, ripeto, sia in termini di ritorno come minori consumi che come Il migliore. recovery plan si può utilizzare anche per coprire economicamente il 110%, lo ricordiamo, per lo Stato significano meno entrate fiscali, poi sostanzialmente. Sì, anche se Anche se poi è una sicuramente. partita di giro, certo, il discorso è complesso, Certo, comunque. esatto, il discorso è molto, molto complesso, sicuramente può essere, diciamo, il cortocircuito che avvia il sistema, però Certo. io personalmente ho parlato anche con altri operatori molto più, diciamo, formati e consapevoli di me in questo senso, che crediamo che questo sistema, una volta avviato, finisca per portare risorse allo Stato, quindi non dico che sia a costo zero, ma rispetto al beneficio che si produrrà, si avrà appunto un impatto molto relativo sul bilancio dello Stato. Ecco, perché Certo, comunque. non ho incassi con il credito d'imposta, però poi genero un'economia Generi di ricchezza, soldi. generi emersione di quello che può essere il nero, generi tutta una serie di indotti che magari in precedenza si faceva fatica ad attivare. Ecco. Molto bene, credo che abbiamo toccato punti molto importanti. La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata. Mauro Grazie a Scopano, voi, Eterno Mattia. Gas and Power. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.